Alexis de Tocqueville nasce a Parigi il 29 luglio 1805 in una famiglia di nobili legittimisti, vicino ai Bourbon, sfuggiti miracolosamente al terrore. Suo padre Hervé era marchese e sua madre, Louis Rosambeau, era nipote di Malesherbes, il difensore di Luigi XVI. La formazione del giovane Tocqueville si svolge prima al collegio di Metz, dove il padre è prefetto, e poi all'università di Parigi, dal 1820 al 1826, dove studia diritto. Essa risente ugualmente dell'educazione aristocratica di famiglia e dell'aria liberale che si respira in molti ambienti moderati francesi della Restaurazione. È negli anni dell'adolescenza che maturano in lui quei contrastanti sentimenti verso la modernità e verso la rivoluzione francese, che sono la cifra inconfondibile del suo pensiero. La grandezza di Tocqueville starà proprio nella tensione che in lui si terrà sempre viva e non sarà mai ridotta fra vecchio e nuovo, fra rivoluzione e ordine stabilito, fra i valori liberali e le esigenze proprie della democrazia, che era per lui una tendenza dei nuovi tempi a cui non era né realistico né giusto contrapporsi frontalmente. Una tensione che gli permetterà di cogliere gli aspetti salienti della nuova realtà borghese, nonché alcune sue importanti tendenze evolutive, ma anche di individuarne i limiti e le contraddizioni. Nel 1826 e 1827 viaggia in Italia, redigendo un Voyage en Sicile che preannuncia il più celebre resoconto di viaggio di qualche anno dopo. Più che alle bellezze storico-artistiche e naturalistiche, egli è interessato agli elementi morali, politici e istituzionali che coglie con vividità di analisi e partecipazione umana. È in questo periodo che intraprende la carriera di magistrato. Incontra l'amico di una vita, Gustave de Beaumont, che lo accompagnerà in America. Conosce l'inglese Mary Motley, che diventerà sua moglie nel 1836. Dopo aver prestato giuramento a Luigi Filippo d'Orléans, pur rimanendo nell'animo legittimista, nel maggio 1831 intraprende con Beaumont il viaggio che lo renderà famoso. Salpa da Le Havre per l'America, con lo scopo ufficiale di studiare il sistema carcerario di quel paese. Nel gennaio 1833, al ritorno, esce a doppia firma, ma il lavoro è per lo più di Beaumont, a cui costa il posto di sostituto procuratore, il système pénitentiaire aux États-Unis et son application en France. Altre e più acute sono le osservazioni e analisi che Tocqueville ha però fatto, concernenti, come è noto, la forma del potere e della società negli Stati Uniti, nonché la forma e il destino della democrazia in genere. Dopo un breve viaggio in Inghilterra e Irlanda, egli inizia pertanto la stesura del volume, sotto forma di resoconto di viaggio, che lo renderà in poco tempo famoso e che è a ragione considerato una delle opere fondamentali della riflessione politica contemporanea. Della Democratie en Amérique vede la luce nel 1835. Subito dopo l'uscita del libro, Tocqueville inizia la redazione di una seconda parte, scrive una memoria sul pauperismo e inizia a ragionare in modo specifico sul tema dei rapporti fra Ancien Régime e Rivoluzione francese. È da questi avvenimenti che trarrà i principali motivi di riflessione su un altro grande tema: il dispotismo democratico o della maggioranza, che sarà l'oggetto e il centro teorico del secondo e più pessimista o meno entusiasta libro della democrazia, che verrà pubblicato solo nel 1840. Da allora Tocqueville alterna la vita degli studi, nel 1841 è nominato membro dell'Académie française, e quella più propriamente politica. Nel 1849 viene eletto deputato del villaggio della Normandia, che porta il suo nome, e sotto la presidenza di Luigi Bonaparte diventa ministro degli affari esteri. In questa veste ha, fra l'altro, un ruolo anche nella vicenda della Repubblica Romana. Negli anni fra il 1850 e il 1851 si gioca tuttavia la sua sconfitta politica, come annota con dovizia di particolari nelle note che egli stende e che vedranno la luce postume nel 1893 con il titolo di Ricordi. Nel 1856 esce a Parigi L'Ancien Régime e la Rivoluzione. L'autore della democrazia muore a Cannes nella primavera del 1859. Alexis de Tocqueville è uno dei maggiori pensatori politici di ogni tempo e la sua fama è legata soprattutto ad un'opera, La democrazia in America, che pubblicò nel 1835 in Francia e che, rispetto alle altre opere, agli altri classici del pensiero politico, è molto atipica, sia per forma, sia, come andremo a dire,
per la sostanza. Perché la democrazia in America è un'opera tipica? Lo è perché è in prima istanza il resoconto di un viaggio che Tocqueville ha compiuto in America e si presenta in modo da essere fruibile e leggibile in prima istanza da chiunque. Tocqueville era andato in America subito dopo la rivoluzione di luglio, per la precisione nel 1833, con un compito molto preciso che era quello di studiare il sistema penitenziario americano, prendendo molti appunti di viaggio, scrivendo molte note, e tutto questo lavoro di osservazione in prima istanza della struttura politica, sociale, economica, culturale dell'America trova spazio e trova forma nell'opera che lui pubblica appunto nel 1835, almeno la prima parte, perché poi c'è una seconda parte che pubblicò nel 1840. La prima domanda che sorge, quasi spontanea, è come può un resoconto di viaggio essere un classico del pensiero politico? Ma lo è soprattutto perché l'occhio di Tocqueville è portato soprattutto a cogliere le specificità della vita generale e della vita politica rispetto a quelle del vecchio continente. La democrazia d'America comincia con una frase molto netta e precisa. Dice Tocqueville: ciò che più mi ha colpito durante il mio viaggio in America è ciò che io chiamo democrazia, vale a dire l'uguaglianza delle condizioni di partenza. Perché in America c'è questa eguaglianza delle condizioni che non troviamo nella vecchia Europa? C'è questa eguaglianza di condizioni, dice Tocqueville, per motivi storici, ma anche naturali e geografici. Storici perché in qualche modo gli europei che sono andati a partire dal XVII secolo negli Stati Uniti, appartenenti soprattutto a delle sette religiose o anche a dei movimenti religiosi, e avevano già sperimentato una vita democratica interna nella vecchia Europa, e che appunto nella vecchia Europa non potevano fino in fondo vivere questo modo di vita. E poi anche il fatto che, dice Tocqueville, la estensione, la qualità del terreno in America non permetteva la creazione di una proprietà fondiaria, e quindi tutti potevano partecipare alla ricchezza che non era mai una ricchezza estrema. Ecco, il primo dato che Tocqueville osserva nell'America è questa mancanza di estremi. Pur essendo il denaro, la ricchezza, lo scopo di vita principale anche per l'americano, l'americano poteva in qualche modo, l'uomo europeo andato in America poteva in qualche modo aspirare legittimamente a questa ricchezza, facilmente o più facilmente che in Europa conquistarla, e anche facilmente perderla. Ecco, un'altra delle caratteristiche che nota Tocqueville nell'America è la estrema mobilità sociale. Nessuno ha in America un ruolo predefinito e insormontabile nella società, ma tutti, a secondo delle loro capacità, dei loro meriti, dei loro talenti, possono aspirare a crearsi il ruolo che più loro aggrada. Quindi la libertà individuale e l'estremo spontaneismo come caratteristiche principali della vita sociale americana. Ora, tutto questo significa sostanzialmente che lo Stato in America è uno Stato che fa sentire poco la sua presenza nella concreta attività amministrativa. In America, dice Tocqueville, al massimo dell'accentramento politico si aggiunge il massimo del decentramento amministrativo. In America lo Stato governa ma non amministra. L'amministrazione concreta
è propria della società civile, dei cittadini che da soli individuano le loro esigenze e da soli attraverso un tessuto associativo, culturale, religioso, creano le istituzioni che meglio possono soddisfare i loro bisogni. Quindi l'America è un po' la patria per Tocqueville della libertà allo stato puro, della libertà che prorompe dal basso e che in maniera selvaggia, irregolare, crea i propri istituti, crea le proprie forme, crea le proprie situazioni. Però l'occhio di Tocqueville è un occhio acuto, è un occhio profondo. Tocqueville vede anche il rovescio di questa medaglia. Perché vede il rovescio di questa medaglia? Si rende conto, Tocqueville, che in America c'è una estrema prosaicità, non c'è spazio per uomini eroici, per le grandi qualità, quali le virtù, l'onore, che hanno fatto grande l'Occidente e la sua storia. È come se ci fosse un conformismo e una mediocrità di fondo che pervadesse la società, dove ognuno può certo realizzare i propri desiderata, ma non può aspirare a quell'unicità e a quella singolarità che sono anch'esse un altro aspetto della libertà individuale. In un passo famoso, Tocqueville nota come la Camera dei Rappresentanti in America fosse composta da persone, da uomini senza nessuna qualità particolare, da persone molto semplici, da persone che ragionavano anche in modo banale. E si chiede perché ciò accadesse. Ciò accadeva soprattutto perché i governanti venivano considerati null'altro che dei rappresentanti temporanei dei cittadini e quindi in qualche modo dovevano soggiacere ai loro umori, dovevano soggiacere alle mode del momento, dovevano seguire la passione e gli impulsi piuttosto che ragionare in maniera profonda e quindi guardando oltre agli interessi immediati. Ora, che significa tutto ciò? Cioè, diciamo, Tocqueville non si limita solamente a offrirci un resoconto, per quanto un resoconto pensato di questo suo viaggio in America, ma si pone anche dei problemi squisitamente storici e politologici, cioè si chiede tutto questo che processo a cui assistiamo in America, che è il processo democratico, è un processo specifico dell'America o è un processo generale? E in più, è un processo positivo o un processo negativo? La prima domanda risponde che in America è dato assistere in maniera pura all'estrinsecarsi del principio democratico, ma il principio democratico è un qualcosa che inesorabilmente sta avanzando e avanzerà ancora di più in Europa. È il moto della storia nel suo farsi. Quindi il principio democratico, dice Tocqueville, è il nostro destino. È un male, un bene, è un fatto. Per Tocqueville è un fatto e in quanto fatto storico è un fatto pieno di contraddizioni, dove sicuramente ci sono degli aspetti positivi, ma ci sono anche degli aspetti che potrebbero degenerare e che quindi vanno governati. Di fronte alla democrazia bisogna porsi proprio in questo atteggiamento, da una parte di estremo realismo, ma anche dall'altra di attenzione concreta alle sue possibili degenerazioni. In sostanza, dice Tocqueville, il principio democratico
che è in sé un principio positivo perché permette a tutti gli uomini di avere uno spazio al governo della società, il principio democratico deve essere temprato da un altro principio, che è per sua natura un principio aristocratico. E in questo senso lui concepisce il liberalismo. Per Tocqueville il liberalismo è l'immissione nel tessuto democratico della società di una linfa aristocratica, l'immissione cioè di un principio che serva a temperare e a indirizzare la forza propulsiva e prosaica della democraticità verso dei fini di valore. Qual è il primo, diciamo, possibile degenerazione della democrazia a cui Tocqueville pensa? È quella degenerazione che viene chiamata dagli studiosi dispotismo della maggioranza. Tocqueville è colui che individua in maniera più forte e in maniera anche icasticamente più efficace, attraverso delle descrizioni molto vivide, la possibilità che la democrazia possa degenerare in dispotismo. Un dispotismo che è molto particolare perché, dice Tocqueville, il dispotismo della maggioranza, essendo un dispotismo basato sul numero e sull'adesione e sul consenso individuale dei singoli, è un dispotismo ancora più pericoloso del vecchio, perché mentre il vecchio dispotismo, il dispotismo delle tirannidi, controllava e governava i corpi, il dispotismo della maggioranza entra in qualche modo nell'anima degli uomini. Perché chi ha un'idea particolare, originale, ma contraria al senso comune, si guarderà bene dall'esplicitarla perché sa che in qualche modo, esplicitandola fino in fondo, si autoescluderà dal consesso umano. E quindi in qualche modo la maggioranza, attraverso la democrazia, governa gli individui in una maniera così profonda da impedire che aborigine la loro particolarità, la loro individualità, la loro singolarità possa esplicarsi. È un passo, io volevo citare un passo bellissimo di Tocqueville, dove questo concetto viene espresso. Perché appunto, dicevo, è forse un luogo classico del pensiero politico, è il luogo dove per la prima volta questo concetto della maggioranza come essenza dispotica viene descritto in queste pagine della Democrazia in America. In America la maggioranza traccia un cerchio formidabile intorno al pensiero. Nell'ambito di questi limiti lo scrittore è libero, ma guai a lui se osa uscirne. Non ha da temere un auto da fé, ma è esposto ad avversioni di ogni genere e a persecuzioni quotidiane. La carriera politica gli è chiusa, ha offeso la sola potenza che abbia la facoltà di aprirgliela, gli si rifiuta tutto, perfino la gloria. Egli allora cede, si piega sotto lo sforzo quotidiano e rientra nel silenzio, come se provasse rimorso di aver detto il vero. Sotto il governo assoluto di uno solo, il dispotismo, per arrivare all'anima, colpiva grossolanamente il corpo e l'anima, sfuggendo a quei colpi, si elevava gloriosa al di sopra di esso. Ma nelle repubbliche democratiche la tirannide non precede affatto in questo modo. Essa trascura il corpo e va diritta all'anima. Il padrone non dice più «tu penserai come me o morirai». Dice «sei libero di non pensare come me. La tua vita, i tuoi beni, tutto ti resta. Ma da questo giorno tu sei uno straniero tra noi. Conserverai i tuoi privilegi di cittadinanza, ma essi diverranno inutile, poiché se tu ambisci l'elezione da parte dei tuoi concittadini, essi non te l'accolderanno, e se chiederai solo la loro stima, essi fingeranno anche di rifiutartela. Resterai fra gli uomini, ma perderai i tuoi diritti all'umanità. Quando ti avvicinerai ai tuoi simili, essi ti sfuggiranno come un essere impuro,
e anche quelli che credono alla tua innocenza ti abbandoneranno, poiché li si fuggirebbe a loro volta. Vai in pace, io ti lascio la vita, ma ti lascio una vita che è peggiore della morte. Dalla lettura di questo passo si vede come appunto Tocqueville riuscisse a conquistare anche con un linguaggio nuovo, del tutto diverso da quello proprio e classico della scienza politica. E qui veniamo ad un punto che a me preme sottolineare. Tocqueville non solo ha rappresentato un punto importante della storia del pensiero politico, e non solo insieme a Carlo Marx può essere considerato il maggior pensatore politico del secolo del XIX, ma Tocqueville ha anche rappresentato un punto di svolta, potremmo dire una frattura epistemologica, per usare un linguaggio althusseriano, nella storia del pensiero liberale. Come è noto, il pensiero liberale ha preso forma teorica, soprattutto a cavallo fra 6 e 700, nell'ambito di quella corrente di pensiero che viene chiamata giusnaturalismo, ed ha preso corpo a partire dalla centralità di un concetto che è quello di individuo. In effetti, il pensiero politico liberale si costruisce attraverso una sorta di meccanismo o dispositivo teorico e attraverso una retorica che contrappone all'individuo preso come un ente in sé isolato e che gode di diritti naturali innati, a cui viene contrapposto un'altra entità altrettanto statica e immobile che è quella dello Stato. Ora, il compito del pensatore liberale è quello di delineare l'ambito, di limitare l'ambito di potere dello Stato per far sì che l'individuo e i suoi diritti naturali possano esplicitarsi ed essere garantiti nella maniera più forte possibile. Ora, questo meccanismo dispositivo teorico, che era stato già scalfito in qualche modo da Montesquieu nel Settecento, viene completamente scardinato, destrutturato da Tocqueville. Tocqueville è un sincero e fervido liberale. La sua animo e sensibilità liberale è schietto, si è formato nel periodo della Restaurazione, in quel milieu politico-culturale schiettamente liberale, che era proprio della Francia dell'epoca, però non teorizza il liberalismo. Viaggia, fa un resoconto di un viaggio e nel viaggiare, nel fare il resoconto di un viaggio, applica la sua sensibilità e il suo animus liberale a ciò che vede. Quindi, da una parte un estremo realismo descrittivo, dall'altra la capacità di saper cogliere le contraddizioni della realtà, il suo essere in qualche modo ancipite, il suo presentare sia caratteri di positività sia caratteri di negatività, e lo essere in qualche modo intrecciati di questi due caratteri, e in tutto questo, senza una ricetta precostituita, senza una teoria solida alle spalle, Tocqueville cerca di applicare il suo animus liberale al fine di indirizzare e purificare le forze della realtà e farle convergere verso un fine di libertà. Quindi c'è sicuramente in Tocqueville un concetto molto più realistico e anche tragico, nel senso etimologico della parola, della libertà, che non in quello degli autori liberali classici. In questo senso io credo che con Tocqueville lo stesso pensiero liberale abbia subito una vera e propria svolta. In alcuni appunti scritti da Tocqueville
nel 1837, quindi a cavallo fra la pubblicazione della prima e della seconda parte dell'opera, queste idee vengono esplicitate in maniera molto molto chiara. Dice Tocqueville: la libertà è la prima delle mie passioni, quindi ammette di essere un sincero liberale. Poi però dice: ho per le istituzioni democratiche un gusto di testa, ma sono aristocratico per istinto, cioè io disprezzo e temo la folla. Ecco, il liberale teme la democrazia perché teme e disprezza la folla, cioè teme e disprezza l'uniformità, teme e disprezza il senso comune che si fa dispotismo. Quindi la libertà, con Tocqueville, il principio di libertà si coniuga con il principio della storia, con il principio della evoluzione del processo storico, e se il processo storico evolve verso la democrazia, il liberale non deve porsi di contro a questo dato di fatto, ma deve capirlo, e capendolo attraverso lo studio, attraverso l'osservazione, attraverso una sensibilità quanto più possibile comprensiva, perché in Tocqueville c'è la sensibilità dello psicologo, quella del sociologo, quella dell'osservatore acuto, eccetera, comprendendola fino in fondo, deve poi trovare la soluzione per far sì che le forze che animano il processo storico possano in qualche modo incanalarsi verso dei fini di libertà. Quindi il liberalismo di Tocqueville è in questo senso un liberalismo molto molto concreto. Fra, diciamo, i dispositivi secondo Tocqueville attenuano il predominio della democrazia, ce ne sono alcuni che lui si sente di consigliare vivamente. Uno di questi è sicuramente il decentramento amministrativo, come abbiamo detto. Il fatto che diciamo una legge debba essere applicata e passare attraverso un'amministrazione dal basso fa sì che in qualche modo essa diventi più vicina alle esigenze della base, più vicina alle esigenze dei singoli, e quindi possa perdere quei caratteri di rigidità che potrebbe avere. Ma un altro dei meccanismi che attutiscono la forza dispotica del principio democratico lasciato a se stesso è l'associazionismo. Tocqueville vede nella società americana un fiorire di associazioni dei più diversi tipi, associazioni che tendono a rappresentare un interesse concreto, a farsi lobby in un determinato settore, e di fronte a questo crescere quasi spontaneo, a questo associarsi quasi spontaneo degli individui fra di loro, proprio perché espressione della società civile di contro alla forza che può essere oppressiva dello Stato, Tocqueville ha sempre un occhio di riguardo, e quando poi nella seconda parte della Democrazia in America, che è molto più fra virgolette pessimistica della prima, lui insiste e calca la mano sui pericoli futuri della democrazia, si appella quasi ai cittadini del futuro Stato democratico per dire: dice, non dimenticate mai di fare politica, ma di farla associandovi fra di voi, creando delle comunità di solidarietà su dei punti concreti. Quindi un'idea, diciamo, della democrazia che si fa dal basso. E poi c'era un terzo fattore, diciamo, che attutisce la forza della democrazia, è la presenza nell'ambito dello Stato di quella che lui chiama i legisti, cioè degli uomini di legge, degli elementi aristocratici immessi in un corpo popolare, o meglio, gli uomini di legge sono coloro che rappresentano il momento della riflessione in un meccanismo politico che tende a privilegiare la passione e l'interesse del momento. E anche questo è un vecchio motivo monteschiviano che Tocqueville riprende e applica alla nuova democrazia. Si può dire quindi che la novità che Tocqueville rappresenta nella storia del liberalismo consista anche nel fatto
fatto di prendere una tradizione spontaneistica e di costruzione dal basso del liberalismo. In un'altra famosa opera di, successiva alla democrazia in America, l'Ancien Régime e la Rivoluzione, lui individua appunto una continuità fra lo Stato dell'Ancien Régime e lo Stato creato dai rivoluzionari, proprio in questa idea dello Stato che deve in qualche modo dall'alto indicare paternalisticamente la via giusta da percorrere a tutti. Poco cambia che questo Stato sia ispirato ai valori dell'Ancien Régime o sia ispirato ai nuovi valori reazionari, comunque c'è una volontà di determinazione dall'alto che è contraria allo spirito di un liberalismo che si costruisce dal basso, fondato sulla forza delle libere associazioni e sulla forza della società civile, che è il tipo di liberalismo a cui Tocqueville guarda. Quindi Tocqueville è un liberale che mette molto, diciamo, l'accento sulla società civile piuttosto che sullo Stato, ma è tutto questo Tocqueville perché è attento alla complessità del reale, è attento alle situazioni concrete, reali, è attento alla storia. Quindi si può dire sicuramente che quello di Tocqueville è un liberalismo storicistico.